Capisco che sparare qualche stupidaggine in quest'Aula per qualcuno è merito, però penso che sia offensivo nei confronti dei pensionati che sono stati scippati dalla riforma Fornero e vengono scippati da questo decreto. Penso sia irresponsabile, colpevolmente irresponsabile, anzi complice, parlare d'altro, ovviamente con motivazioni fantasiose, irrealistiche, complottistiche, piuttosto che affrontare il problema dei pensionati. E allora diciamolo con chiarezza, che in questo decreto vengono rubati soldi ai pensionati, soldi che hanno versato nelle casse dell'INPS. E quando c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice chiaramente che non si poteva, e concludo, e non si doveva fare, il governo si inventa il bonus Paoletti, ovvero un bonus che ritorna una piccola parte dei soldi dovuti ai pensionati perché non erano un regalo. E dunque, Presidente, io chiedo veramente a tutta quest'Aula di riflettere, anche chi sta facendo pagliacciate in quest'Aula, perché stiamo parlando della vita dei cittadini. Grazie. E non di qualche fantasiosa frase su qualche blog. Grazie.